Montefiore Conca al centro di un'iniziativa benefica, Simona Ventura è Presidente della Fondazione che dà il patrocinio all'evento di che cosa si tratta? Noi Insomma, stiamo aiutando questa associazione segno, questa casa famiglia di Montefiore Conca a diventare un vero e proprio polo educativo eh, in questi anni ci siamo molto spesi per questa associazione e ne siamo felici perché sono delle educatrici meravigliose e alla guida di loro c'è questa grandissima capo educatrice, che si chiama Mafalda Garro, li ho conosciuti nel 2006, da lì insomma non ci siamo mai più lasciati, sono assolutamente felice di poterli aiutare di poter costruire veramente un futuro per questi bambini che saranno degli uomini fantastici domani Che atmosfera hai trovato a Montefiore Cong? L'atmosfera è di felicità insomma quando vai sicuramente ti arricchisce questa esperienza tutti noi vogliamo, facciamo, abbiamo fatto beneficenza e vogliamo fare beneficenza, pochi conoscono le realtà delle case famiglie italiane che invece meriterebbero più attenzione, perché e comunque lì vedi i risultati della tua, del tuo aiuto, no? perché si costruisce una casa, si dà un'opportunità di educazione a un ragazzo, si compra un pulmino per loro. Eh gli si sta vicino anche affettivamente io ho creato anche questi, questo pool di avvocati no profit che aiutano questi bambini in sede di tribunale perché molti hanno bisogno di essere protetti anche giuridicamente purtroppo si trovano in una realtà molto difficile da capire no? quella di doversi molte volte difendere da dei genitori che non sono stati in grado di poterli educare quindi il messaggio è che è importante investire sul futuro delle nuove generazioni assolutamente sì soprattutto in questo momento in cui insomma essendoci una un periodo di forte crisi in Italia si torna ai valori veri. Quando è iniziato il tuo impegno con la Fondazione? Il mio impegno con la Fondazione è iniziato nel 2006, quando io insomma, ho avuto modo di venire in contatto con una realtà che non conoscevo. E se non avessi avuto questo, diciamo, eh, questo modo, sicuramente no, non, non avrei mai saputo di questa, di questa realtà. E invece, venendo in contatto con questa, che è una realtà assolutamente già vincente, però c'erano solo sette bambini. Adesso sono, eh, e speriamo entro la fine dell'anno di arrivare a 45 46 quindi capisci che siamo oltre e cercare di dare una mano da questo punto di vista perché insomma il periodo della casa famiglia è il periodo per questi bambini più difficile, quindi se riusciamo invece a creare in loro una felicità, una serenità abbiamo già fatto veramente tantissimo.